Ciao bruttissimi, questo è Electric. Oggi faremo una cosa molto particolare. Voglio andare a prendere un gioco, giocarlo, farmi ispirare da questo, e poi tirarci fuori un bel disegno. Nuova serie per il 2018, quindi andiamo prima a prendere il gioco. Vi starete chiedendo cosa c'è in questo bustone? Beh, in questo bustone c'è un qualcosa che era meglio che non prendevo. Io ho fatto un salto da GameStop per prendere un giochino, ok? Volevo prendere un gioco. Xenoblade Chronicles per Nintendo Switch. Solo il gioco volevo, invece sono uscito con questo. Edizione limitata Collector's Edition di Xenoblade Chronicles 2. Cavolo. Converrete con me, cosa c'è di più bello se non di un magnifico unboxing di una Collector's Edition? Dico io! Ma quanto sei carina! Quindi oltre al gioco vediamo un po' cos'altro c'è qui dentro. Cos'altro ci sarà mai di così collezionoso? Attenzione, dietro è dorata. Attenzione, sfilo la scatoletta. Wow, si apre due volte, anche così. Non è simpatico? Wow, attenzione! Ci vuole un'inquadratura un po' più adatta. Si apre così. Wow! Per prima cosa abbiamo la cosa che io preferisco in generale, essendo questo, ovvero io, un disegnatore, è ovvio che apprezza la magia dei disegni, del design, dell'artwork dietro questo gioco, in generale dietro i giochi. Ecco alcuni esempi. Guardate che bello! Oh mio Dio! Tra poco piango! Non ho parole! Quanta roba, quanto materiale! Ma questo per me è tanto e tanto materiale di ispirazione. Adesso iniziamo a fare dei video di disegni in cui mi ispiro ad altri giochi o altre cose, come questa bellissima Collector's Edition, questo artbook. Adesso però andiamo a vedere cos'altro c'è qui dentro. Beh, c'è lo steelbook, bellissimo, lo steelbook in cui andrà inserito appunto il gioco. Semplicemente magico. Abbiamo la colonna sonora. Mio Dio, è sempre più folta la mia barba. Chiudiamo tutto che andiamo subito a casa a giocarci. Ma ora vi lascio al video. Premi un pulsante. E io premo. Nuova partita. No, io vado su impostazioni e famo un po' nuova partita. Ma perché questo sta sott'acqua? Che ci vai a fa' sott'acqua? Cosa c'è sott'acqua? Perché quello ha un dialetto britannico? Ma vedi, c'è sta l'aragosta gigante. Oh, mo combattiamo. Questo è il tipico gioco pieno di tutorial. Autoattacco. Ma che è l'autoattacco? Non posso schiacciare io il tasto attacco? A tecnica suprema. Ma che sta scherzando? Tecnica suprema! Biu! Altre istruzioni. Ma è tutto automatico, sta attacco, non è che mi fa impazzire. Pensavo che fosse più action GDR. Ma vedi questo? Fantastico esempio di animazione perfetta quando si mangia. What? Punto di riferimento porto d'attracco. Che animale sei tu? Un misto tra un pollo e un... Evviva i criceti grassi! Ma vedi questo? Altro tutorial! Questo ha l'icona delle tazze. Ma cosa sono tutti sti criceti grassi? Altro tutorial! Quando scopri che puoi controllare la telecamera in questo modo... What? Gioco in prima persona, attenzione! Gioco con telecamera a distanza, attenzione, va fuori di testa. Oh! What the fuck? Ma che cazzo, ma che cazzo? Ma che, perché? Ma stavo nuotando nelle nuvole, Cristo. Attenzione! Un bottino! Fallimento. Che vuol dire? Concentrazione dell'O2, superforza dell'O2. Ma che te piace, oh? Ma perché? Ah, vedi, oh, la presentazione dei personaggi secondari, ma sempre principali. What? What? C'è un gatto. Drivers. Ah, ma li conosce lui. Dunque, finalmente è finita un'altra scenetta. Quanto tempo è che gioco? Un bottino! Questo lo potrò aprire. Fammelo aprire. Yes! Big monies! Yuuu! Attenzione, big monies! Dammi altri big monies! Woo! Che diavolo ci fa lì quel criceto grasso? Mi tocca saltare? Salta! Oh, no! Cristoforo, mi sono pure fatto male. Adesso torno su. Guarda un po'. Riprovo a fare il salto, attenzione! Oh, no! E vabbè, io torno su. Wow! Attenzione. Ma sì, ma sei un pirla, sai? Perché ho saltato, porca zozza? Oh. Ok, non saltare. Poi... Cristoforo!
Porca zozza. Dai però, che diavolaccio. E io sono un po' stufo, ma io da qui non vado via finché non ce l'ho fatta, pensa un po'. Wow, attenzione! Adesso tu mi devi dare qualcosa di importante. Molto raro che amico Pon. Amici Pon? Come cacchio parli? Ma dove... È sparita. Cioè, è sparito il cresciuto grasso e è andato via. Ma vedi, c'è sta una bestia di Satana qui. Com'è che si faceva? Ok, mira, poi tira fuori l'arma e inizia. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Mio Dio, è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Penso che adesso posso anche andare a casa. A casa mia dov'è? Di qua? No, aspetta. Casa mia è tipo qua sotto, vai. Tutorial. Tutorial. Sono abbastanza sicuro che questo ho messo in culo i soldi, ma è un altro bel tutorial. Allora, stiamo per provare il primo recupero con questo cilindro. Non so come si faccia, mai fatto. Oh, ho già sbagliato. No, preso male. Ne ho preso uno solo per bene. Wow, fa un po' vedere. Oh. Ingranaggio, cose, bottino. Ma che sta a scherzare? È una miseria la roba qui. È una miseria, ma pensa te, oh. Lo voglio rifare. Lo voglio rifare, pensa te. Ah, non ho cilindri, si consumano. Ok, signori, ho altri cilindri a disposizione e io farei un altro tentativo. Quindi, pronti? E pam! No, perché non lo becco? Ma perché? Malissimo proprio. Ma due pezzi di cose ho trovato, ma tu guarda, oh. Voglio piangere dalla mamma. Scemo. Pronti per un altro tentativo, va? Io lo provo, perché voglio prenderci con i tasti. Pam! No, pam! Pam! Ok, almeno due l'ho presi, dai. Migliorerò. Ah, ma ogni volta che faccio un recupero escono fuori le bestie di Satana, fammi capire. Ma ti pare che mi tocca giocare pure a nascondino? Mi sa che ti dico di no, e invece sì, dai. Come tutti i giochi di ruolo, non vorresti fare l'80% delle cose che ti tocca fare. Adesso io non mi ricordo neanche come sono fatti questi. C'è qualcuno qui? No. T'ho trovato, zozzo! Non vedi dove stava questo? Non vedi chi c'è, Eccolo, zozzo! Torna a giocare ancora quando vuoi! La mia ricompensa per questa quest è... cinta muscolo. Ok, mi aspettavo più qualcosa del tipo 200.000 euro. Attenzione, altra quest secondaria che mi farà perdere tempo prezioso, ma che lo farò ugualmente. Ok, difficile finora, Proprio impegnativa. Addirittura non ho neanche il joystick in mano, però ok. Comunque sì, sto gioco per ora è proprio difficile, una cosa proprio che... Dark Souls, proprio come Dark Souls. Proteggi le merci completata. Non vedi un tutorial, ma chi se lo aspettava? Ma tu pensa. Un altro tutorial. Perché i tutorial sono belli. Attenzione, un tutorial. Ho deciso di fare un'altra quest secondaria nel frattempo, come se non avessi tempo da perdere. Meglio tardi che mai, completata! Guanti di pelle e scarpe del lupo mi sembra un'ottima ricompensa. Dopotutto io me ne intendo di scarpe. Uno, non ho capito perché il dialetto britannico di tutti i personaggi. Due, un altro tutorial. E fu così che il nostro eroe partì per scappare prima di tutto dai tutorial. Sono sicuro che mi inseguiranno. Ma nel frattempo posso parlare con un sacco di gente. Man vedi, si chiama Pupunin. Man vedi, si chiama come quello di Tekken. E vedi che nome lungo che c'ha questo. Che creatura è mai questa? Oh, wow, wow, ops. Ops, ops, ops. Che ho visto una farfalla, ho detto, mo la prendo. Di nuovo. Vabbè. Vuoi iniziare il turno di guardia? Col cazzo. Sembra che devo farlo per forza. Che sembra proprio che le voci non si addicano a quei personaggi. Nessuna. Ah, vedi, finalmente si gioca, Cristo. Calma, calma, stiamo calmi, io vado dietro, qui. Perché non so che altro fare, ok? Allora, questo combattimento è stato così difficile che anche Kirk si è divertito moltissimo, vero? Uè, ti ho capito. Che vai, te lo schiaffo, non me l'è a casa. Quindi, stop. Ora
io ci gioco un pochino da solo sul letto, ok? Vi avviso se ci sono altri tutorial. Non ho fatto tempo nemmeno a dirlo che mi sono già ritrovato un tutorial. Un altro tutorial, ma soprattutto dopo una cazzina a dir poco pazzesca. Se l'avessero usata all'inizio del gioco probabilmente l'avrei giocato molto più carico fin dall'inizio. Con questo ennesimo tutorial penso proprio che vado a dormire. Bene, allora, avete visto, ho giocato al gioco, ho visto cose. Mi ha ispirato qualcosa. Prenderò proprio l'artbook che mi è uscito nella Collector's Edition per cercare quel qualcosa che mi ha ispirato. Il primo è la tigre o non so che animale sia. E il secondo è stato un boss che non ho catturato nelle registrazioni perché ormai stavo sul letto giocandoci. Chissà se lo troverò. Eccolo qui, questo qui sotto. Questo qua, che è una sorta di squalo con delle zampe. Cioè la base del design sono semplicemente... è semplicemente stato: mettiamo delle zampe a uno squalo, suppongo. Quindi adesso mando una foto su Telegram e chiedo quale dei due devo seguire come ispirazione principale. Dopo meno di 10 minuti ha vinto la tigre. Dromarch si chiama. Che razza di nome! Potrei aspettare più voti, ma già è sproporzionalmente vincitore la tigre, quindi andremo a disegnare questa. Dunque, da dove iniziamo? Innanzitutto qui abbiamo la tigre, come diavolo si chiama, e qui abbiamo Kirk, che è il mio husky. Ho scelto Kirk come modello perché l'ispirazione mi verrà da questo, ma lo mischierò insieme a un husky bellissimo. Quindi bando alle ciance. Quindi questo è il corpo di base, al quale adesso aggiungeremo tante cavolate. E qui ho aggiunto qualcosa alle zampe, adesso vediamo di definire il viso almeno. Quindi per ora, questa cosa qua l'avevo disegnata qui, ma in realtà poi non mi piaceva più lì e... stiamo aggiungendo ancora cose simpatiche e vediamo cosa esce fuori. Una coda super pelosissima, bella folta, 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 che ci sta sempre bene. E secondo me ci siamo. Mi sembra pieno di dettagli interessanti, cose del genere. Vorrei mettere anche un po' di macchie, maschera, eccetera, un po' come sia la tigre che Kirk, appunto. Ma lo metterò in fase di colore, che faccio subito, perché non farò chissà che inchiostrazione, va bene così, coloro così. Quindi dunque, ci mancano da colorare solo sti pezzi dorati. Come potete vedere non sono ultra preciso nella colorazione, nell'inchiostrazione, né niente. Voglio che sia qualcosa fatto abbastanza di getto, qualcosa di rilassante anche per me, e di fare tanti di questi disegni piuttosto che uno super strafigo, super preciso. Perché se posso dare un consiglio, meglio fare più disegni, chiudere più lavori, più cose, piuttosto che rimanere fossilizzato nei dettagli di un altro. E un po' anche perché sono curioso di sapere voi cosa ne pensate di questo bel disegno, che a me piace molto come sta venendo. Quindi noi l'azzurro lo riprendiamo in questi elementi qua. Le zampe, la collana, se si può chiamare collana, se non so cosa sia, e la lama che ha sulla coscia in alto, la coscia posteriore o le cosce posteriori. Soltanto che dall'altro lato non l'ho fatta perché sono un po' scemo, o perché voglio far finta che non si veda, in realtà perché sono un po' scemo. Ed ecco fatto! Magnifique! Se magnifique o se no magnifique? Questo è il nostro lupastro ispirato da niente poco di meno che da una creatura dal nome impronunciabile di Xenoblade Chronicles 2. Ci mettiamo una bella firmetta qui. Voilà, voilà. Ma in realtà mi sono scordato questa sorta di maschera
la maschera che ha tipo la tigre, ma noi faremo una un po' più tipo husky. Quindi adesso andiamo semplicemente a selezionare qui tante belle cose. Una maschera proprio leggera leggera la voglio, non la voglio esagerata, giusto un pochino. E spero davvero che questo video vi sia piaciuto, che questo disegno vi sia piaciuto, che questa tipologia strana di cosa che abbiamo fatto, misto gameplay, disegno, forse mi sto complicando un po' troppo la vita, ma lo faccio per voi. Quindi se vi è piaciuta l'idea, il disegno, quello che è, ricordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Ricordo a tutti che sono disponibili le magliette elettriche che se acquistate dimostrate che mi volete bene e che mi volete supportare e io vi adoro. Ricordatevi che questo era Electric. Link in descrizione.